Ciao, Ciroma Vegan e bentornati sul canale. Dunque, questo lunedì 24 aprile, c'è stato il triste anniversario dei 10 anni dal crollo di Rana Plaza, che era un edificio commerciale su 8 piani che appunto 10 anni fa, quindi il 24 aprile del 2013, è crollato uccidendo più di 1100 persone. La maggior parte di queste persone erano donne. Oltre a queste vittime che appunto hanno perso la vita, ci sono stati anche centinaia di feriti. E quando si parla di questo avvenimento, si usa il termine incidente, anche se non è il termine corretto. Io, per ricordare appunto questo triste anniversario del crollo di Rana Plaza, ho deciso quindi di fare questo video. Vi dicevo che parlare di incidente, usare il termine incidente, è un po' azzardato. Perché vi dicevo, su questo edificio che era su 8 piani c'erano lavoratrici che confezionavano vestiti per la maggior parte, ma c'era anche una banca, alcuni appartamenti e dei negozi. E a un certo punto hanno cominciato a notare le crepe in questo edificio. E diciamo che il panico, insomma, si è capito che era una situazione molto grave. Quindi sono stati fatti evacuare i negozi e la banca. Le lavoratrici che erano lì a lavorare, vi dicevo la maggior parte appunto erano donne, a confezionare capi d'abbigliamento, hanno fatto presente questa cosa e hanno detto: allora noi non vogliamo andare a lavorare finché l'edificio non viene messo in sicurezza. Gli è stato negato, gli è stato imposto di andare a lavorare, perché sennò avrebbero perso il posto. E poi appunto l'edificio è crollato. 29 brand usufruivano dei capi d'abbigliamento che venivano realizzati in questa struttura. Brand come H&M, Primark, Zara, Mango, Pull&Bear, Bershka, molti altri, Benetton. E in seguito al crollo di questo edificio, soltanto 9 di questi 29 brand parteciparono alle riunioni che fecero per decidere come risarcire le famiglie delle vittime. E Primark decise. Promise 200 euro, anzi 200 dollari, per ogni famiglia che aveva perso qualcuno in questo incidente. 200 dollari, però solo a patto che questa famiglia, soltanto se questa famiglia avesse fornito, la prova del DNA per dimostrare che veramente quella che era mancata era una figlia, una moglie, una sorella. Quindi per questo triste anniversario, per ricordare quello che è successo in Bangladesh, ho deciso di passare questo mese di maggio insieme a voi, giorno per giorno, in cui approfondiremo questo argomento con dei contenuti appunto di approfondimento, ma anche con delle cose più leggere, più fresche, insomma sempre inerenti all'abbigliamento. Questo infatti è un video che esce per la rubrica Armadio Vegan. E quindi ogni giorno poi, sia nella sezione community del canale che su Instagram, ho fatto in entrambi, insomma, in entrambi perché magari una persona non ha Instagram, quindi comunque potremo discutere di quello che faremo ogni singolo giorno di maggio nella sezione community del canale e sulla pagina Instagram del canale, come preferirete. E io spero che sia un'idea che vi possa piacere, che insomma, appunto si possa fare tutte insieme. Mi dispiace farlo adesso che appunto è l'ultimo giorno di aprile, quindi si comincia subito, boom, domani. Io in teoria lo volevo fare prima, perché so che comunque i video non vengono sempre visti il giorno stesso che escono, me ne rendo conto. Però alla fine insomma è andata così e quindi niente, cominciamo subito. Io adesso vi faccio vedere la grafica, insomma, giorno per giorno di quello che faremo, ma adesso vediamo tutto insieme come lo sono scritto. Potete screenshottarlo oppure fare una foto allo schermo, così ogni giorno faremo insieme qualcosa per approfondire questo argomento. Cominciamo. Allora, il 1º maggio, quindi domani, guarderemo tutte insieme un documentario che si chiama The True Cost. Per me sarà una terza visione di questo documentario. Sono dell'idea che, visto che questi argomenti veramente non vengono mai nominati dai governi, dalle aziende, dalle pubblicità, insomma dalla nostra società, è bene che noi, secondo me, come cittadine, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo informazioni per conto nostro. Questo è veramente un gran bel documentario. Siete strafortunate perché per un periodo non è stato più disponibile gratuitamente. Adesso c'è di nuovo su YouTube, spero che non venga più tolto, sottotitolato in italiano. Io comunque tutte le cose che nomino ve le metto nel box qua sotto. Quindi domani sera, 1º maggio, guardiamo tutte insieme The True Cost, sottotitolato in italiano, su YouTube.
2 maggio guardiamo di nuovo un documentario, questo qua è una docuserie a puntate, sempre su YouTube, che è stata realizzata da Sky, ma le puntate sono state per fortuna messe gratuitamente su YouTube, di questa serie italiana che si chiama Junk, e il 2 maggio guarderemo la puntata 1, 2 e 3, sono puntate da 20-25 minuti, quindi alla fine è come dire un'ora e mezza, come guardare un film. Poi 3 maggio guardiamo le puntate 4, 5 e 6 di Junk e con questo finiamo questa docuserie, perché appunto sono 6 puntate. 4 maggio, aggiustare, pulire, non so, farsi rammendare, cambiare un bottone, la zip, insomma aggiustare, riguardare tutte le borse e tutti gli zaini, o l'unica borsa, l'unico zaino, non lo so, che possediamo. Tutte, quelle che sono sporche le laviamo, le rimettiamo bene nello zaino, nell'armadio, se c'è uno zaino da sistemare lo sistemiamo, insomma li aggiustiamo un po'. Poi ho pensato anche di fare, appunto al di là del guardare nell'armadio, sistemare le nostre cose, aggiustarle, dargli nuova vita, informarci online leggendo, anche qualcosa poi di più leggero per noi, quindi trovare un tema per come ci vestiamo insieme a distanza tutte quel giorno lì. Quindi ognuno ovviamente cioè è uno spunto, no? Un'ispirazione, poi vedremo come ci si vestirà tutte. Il 5 maggio il tema per vestirci nostro sarà Go Vegan. Non so, la felpa del vostro rifugio dove fate volontariato, la felpa con un messaggio antispecista sopra, una maglietta, una shopper, spille, qualunque cosa, Go Vegan. 6 maggio il tema è monocromatico, quindi quanto più possibile vestirci usando solo un unico colore. 7 fiori, quindi floreale, un vestito a fiori, quello che volete, io metto soltanto una parola, poi ciascuna fa come vuole. 8 pioggia di spille, quindi ricopritevi di spille con messaggi vegan, antispecisti, dei vostri, non so, delle vostre illustratrici preferite, quello che volete. A volte magari non usiamo una giacchetta o uno zaino, una borsa, basta ricoprirla di spille, secondo me riprendi vita. 9 maggio guardiamo un altro documentario insieme, si chiama Slay, scritto S-L-A-Y, e lo possiamo guardare gratuitamente, sottotitolato in italiano, su un sito che si chiama Water Bear, semplicemente ci si logga con il proprio dominio Google o forse anche il proprio dominio Facebook, ma comunque è gratuito. 10 maggio guardiamo un altro mini documentario veramente, è su YouTube, che si chiama Textile Mountain, una montagna di vestiti, sempre sottotitolato in italiano. L'11 maggio facciamo uno swap party, o lo organizziamo e poi lo faremo un'altra volta, oppure quel giorno lì lo facciamo con un'amica, con più amiche, lo facciamo su WhatsApp mandandoci le fotografie, fisico, fate come volete, quindi io metto, non lo so, tutti i vestiti che voglio barattare con una mia amica, lo stesso farà lei o faranno loro, insomma le ragazze che parteciperanno al mio swap party, a casa, in spiaggia, dove volete, quindi fare degli scambi con le nostre amiche o comunque con delle persone che vogliamo, anche magari in paese, coinvolgere persone che non conosciamo, no? Come volete. 12 maggio, colori complementari. 13 maggio, scusate, il tema, volevo dire, il tema è vestirci con i colori complementari, quindi non so, maglia viola, pantaloni gialli, per dire. 13 maggio leggiamo un libro su questo argomento, o un blog, un sito, un articolo, un podcast, quello che volete. Comunque lo possiamo prendere in biblioteca, comprarlo usato, comprarlo nuovo, un saggio, però appunto se non lo volete comprare, al di là della biblioteca, cercare online un articolo, insomma, leggere qualcosa su questo argomento e studiarlo, approfondirlo. 14 maggio il tema per vestirci sarà Studio Ghibli. Poi 15 maggio vi mettete il vestito della felicità, quel vestito, quei pantaloni, quella felpa, quel modo di vestirvi che quando lo mettete siete proprio felici, che vi sentite a vostro agio, state bene. 16 maggio mettiamo in ordine, ripariamo, cuciamo, cambiamo la zip, insomma sistemiamo tutti i pantaloni che abbiamo nel nostro armadio. 17 maggio, questa l'ha scelta mia mamma perché io lo faccio sempre, ma mi ha detto secondo me non lo fa nessuno, vedrai che sarà piacevole e divertente farlo tutte insieme, quindi l'ha scelto mia mamma, mettere i calzini spaiati. 18 maggio il tema per vestirci tutte insieme è righe, fate voi. 19 maggio il tema è colori neutri.
20 maggio, regala un capo d'abbigliamento che non usi più. Non buttarlo, regalarlo a qualcuno che conoscete, che gli serve, in quel momento aveva proprio bisogno di quel cappotto, voi non lo volete più, glielo regalate. 21 maggio, il tema per vestirci è colori pastello. 22 maggio, allora scegliete un dato che vi ha magari colpito particolarmente, che vi ha scosso particolarmente di tutte le cose che abbiamo guardato e letto appunto fino a oggi, quindi fino al 21 maggio, una stima magari, un dato, quello che volete, e lo condividete. Quindi se magari voi sapete disegnare potete fare un'illustrazione e condividerla su Facebook, su Instagram, se avete i social, oppure potete farci un adesivo e attaccarlo in giro, potete fare un cartoncino, un cartello, un poster, metterlo magari nella macchina, no? Metterlo col patafix sul vetro affinché quando parcheggiate andate in giro la gente lo vede. Quindi condividere un dato che vi ha colpito particolarmente. 23 maggio, indossare un capo d'abbigliamento realizzato a mano, fatto a mano da qualcuno che conoscete, una sarta, qualcuno. 24 maggio, vendi dei vestiti e manda i soldi guadagnati da questa vendita, fossero anche 5 euro, a un rifugio antispecista a tua scelta. Riposi, Alma Libera, Rifugio Miletta, La Collina dei Conigli, chi volete. 25 maggio, come un libro, ci vestiamo, ovviamente l'ispirazione fate voi, come un personaggio di un libro che amiamo, come un personaggio di un videogioco, come un personaggio di un film, di una serie TV, di un fumetto. Ci facciamo ispirare da questo personaggio che amiamo e ci vestiamo ispirandoci a lui o a lei. 26 maggio, metti in ordine tutte le tue t-shirt. 27 maggio, cerca online brand indipendenti e vegan, magari meglio ancora sul tuo territorio. E qua l'idea mi è venuta perché io per caso ho scoperto una realtà così a Genova che non conoscevo assolutamente. Quindi metterci un po' lì al computer, perché a volte noi magari diciamo, ah sì, ma qua da me figurati cosa vuoi che ci sia, che qua da me è già tanto che ci siano i Sassi, no? Però io ho trovato una realtà sartoriale che fa costumi da bagno, quindi metterci un attimo lì e cercare su internet o chiedere ai nostri conoscenti se c'è qualche realtà sartoriale indipendente, come dicevo, magari sul nostro territorio, perché no, da cui poter comprare eventualmente se ci occorre qualcosa. 28 maggio, indossa i capi più comodi che hai e fai una passeggiata. 29 maggio, compra un libro, prendilo in biblioteca, leggi un altro articolo, insomma, sempre su questo argomento, da leggere e approfondire nel mese di giugno. 30 maggio, pulisci, ordina, aggiusta, porta dal calzolaio le tue scarpe, quindi date una bella revisionata, rimettetele a nuovo se magari ce n'è un paio che non usavate più, se c'è da cambiare qualcosa, rifargli il tacco o qualcosa. E infine, 31 maggio, l'ultimo giorno per chiudere, parla di quello che hai imparato e fatto con una persona a te cara. Bene ragazzi, questo è tutto. Unica regola per partecipare a questa challenge di maggio Juveg è: non si compra nessun capo d'abbigliamento, si fa con quello che abbiamo già nell'armadio. Quindi da domani ci vedremo nella sezione community e sulla pagina Instagram del canale tutti i giorni per farci, non so, far vedere cosa abbiamo trovato, se abbiamo sistemato un nostro capo d'abbigliamento, se abbiamo aggiustato una cerniera, cosa pensiamo del documentario che abbiamo visto quel giorno, eccetera. Quindi ci vediamo domani nella sezione community per parlare di The True Cost. Grazie mille per aver seguito questo video e noi ci vediamo come al solito in un prossimo video. Con affetto, ora e per sempre, vegan. Ciao!